Ed ora andiamo a seguire insieme Vera Bazarova e Yuri Larionov. Loro hanno vinto, lo ricordiamo, la medaglia di bronzo ai campionati europei. Per loro è il secondo Grand Prix della stagione e hanno ottenuto una quinta posizione a Skate America. E questo è un programma molto più, che piace di più a Franca, una tosca. Skate America è stata un po' deludente per loro. Vediamo se qui riescono a riprendersi. Molto bene il twist. Va giù il lanciato però. Problemi anche sul finire della spirale. Vera Bazarova, Yuri Larionov, ti ho visto annuire qualche volta, a scuotere la testa, Franca. Sì, al di là dell'errore grave sul lanciato, perché c'è stata la caduta, io capisco molto bene il gioco, la strategia che usa questa coppia, giustamente, date le proporzioni, no? Hanno questi sollevamenti molto spettacolari, molto d'effetto, che occupano tutta la superficie della pista. Credo che abbiano fatto un giro e mezzo con questo sollevamento alla fine. Lui se l'è girata, svoltata in tutti i modi e se l'è messa su, giù, a destra, a sinistra. Bella anche la spirale, però per esempio non mi sono piaciuti i passi, perché non trovo che ci sia stata interpretazione in questo pezzo, anche se è un pezzo classico. Ecco, in genere non c'è stata interpretazione in tutto l'esercizio, esatto. Sono stati un po' freddi per un pezzo come la Tosca, anche se con questo arrangiamento particolare. Esatto, un buon contenuto tecnico sicuramente, molto bravi dal punto di vista acrobatico per quello che possono essere gli esercizi acrobatici, ma poi mancava qualche cosa dal punto di vista espressivo. Quello che dico io con i miei ragazzi è che ognuno ha delle armi da sfruttare, ognuno deve giocare con le sue, con le proprie di armi. Certo. E loro ovviamente hanno quest'arma di lei che pesa forse 30 kg, forse neanche, e certamente cercano di usarla al massimo, di sfruttarla al massimo. Poi però non hanno la caratteristica del
del coinvolgimento emotivo sul ghiaccio, sì, anche no, tra loro due non mi sembra che ci sia, nonostante i tanti anni insieme. Poi se è rimasta così la cosa, nel 2010 hanno annunciato di essere anche fidanzati, quindi ci dovrebbe essere un feeling particolare. Forse perché la musica mi porta così tanto a voler a cercare un coinvolgimento emotivo che poi in loro non trovo, c'è. E quindi ho un po' questo aspetto stridente. Vedi, guarda, dove se l'è passata prima di tirarla su, ha fatto di tutto. Adesso qui naturalmente gira molto bene, intanto copre tantissima superficie, c'è il cambio di posizione, lei va sull'altra mano, poi scende di nuovo, ci sono delle evoluzioni, guarda, la prende così, la rigira in sotto, la riporta in avanti. Sì, manca l'aspetto proprio del coinvolgimento, però. E vedremo. In prima posizione ci sono Volosov e Trankov, che hanno ottenuto 63-69, con il primo punteggio in assoluto dei components di 31-68, e qui siamo ben distanti con 59-06. Sono in terza posizione perché vanno alle spalle della coppia canadese Duhamel Redford, che sicuramente era la coppia poi insieme a Volosov e Trankov che ci aveva più impressionato, Franca, in questa gara di short program per le coppie d'artistico. Sì, decisamente Duhamel mi ha molto ben impressionato, quasi meglio di Trankov, devo dire.